Termina con una vittoria e una sconfitta il turno infrasettimanale del calcio locale che ha visto impegnate la Vispesaro in trasferta contro il Carpi e l'Alma Juventus Fano in casa contro l'Arezzo. L'allenatore biancorosso Daniele Di Donato ha potuto esultare per la performance dei suoi ragazzi che con i due gol messi a segno e nessuna rete subita si sono imposti sugli avversari guadagnando 3 nuovi punti in classifica. È stata per noi una partita importantissima oggi. Avevo detto alla vigilia che saremmo venuti qua da fare battaglia contro una buona squadra, una squadra che gioca bene, che ci ha messo in difficoltà. Siamo stati bravi a soffrire perché abbiamo sofferto e a colpire quando dovevamo colpire. Poi nel secondo tempo abbiamo legittimato il risultato che penso sia meritato alla fine. È un periodo che stiamo facendo veramente bene, è un mese a questa parte che stiamo disputando delle buone partite con risultati importanti, abbiamo scalato la classifica e questa è stata una vittoria importantissima che ci permette di allontanarci oggi dal gruppone. Sappiamo che la strada è ancora lunga, non abbiamo fatto ancora nulla. Sono ancora partite da disputare, abbiamo ancora gli scontri diretti, quindi non ci dobbiamo cullare su questa gara che era importante, l'abbiamo portata a casa, però già da domani dobbiamo iniziare a pensare ad altro. Abbiamo sofferto il primo tempo perché non uscivamo bene sulla pressione, al secondo tempo siamo venuti fuori, abbiamo aggredito più alti e abbiamo fatto il secondo gol e abbiamo rischiato di fare anche il terzo, però è stata una partita, ti ho detto, difficile, ma su tutti i punti di vista e l'abbiamo affrontata da grande squadra quale siamo diventati nell'ultimo periodo e penso alla fine sia meritato il risultato. Situazione diversa invece per l'Alma Juventus Fano che dopo il KO contro il Legnago nell'ultimo fine settimana registra una nuova sconfitta, questa volta contro l'Arezzo per 1-0. Amarezza espressa dal tecnico Flavio Destro ma soprattutto dal presidente Fattoffi Dani che nonostante la reazione nel secondo tempo ha criticato l'approccio dei Granata al match. Si è vista una reazione nel secondo tempo, però l'approccio nuovamente, siamo entrati impauriti in campo. Il primo tempo è stato appannaggio dell'Arezzo, noi abbiamo fatto ben poco. Vero è che il secondo tempo poi noi abbiamo dominato, abbiamo avuto molte occasioni, però stiamo sempre a raccontare la solita solfa, la solita storia. Quale sia la soluzione, la ricetta, io non la conosco, non sono né un tecnico né ho la capacità di dare dei consigli. Spero che possano ripetere dall'inizio, dal primo minuto di gioco nelle prossime partite la prestazione che hanno offerto nel secondo tempo, di cuore, grinta e anche voglia di fare risultato.